concerti e spettacoli, lo show che si occupa del mondo dello spettacolo a 360 gradi, dalla danza alla musica alla formazione. Oggi in studio abbiamo un ospite unico nel suo genere, perché porta la sua unicità nonostante ripercorra la musica di un artista famosissimo. Abbiamo in studio Stefano Calluori, benvenuto. Buonasera. Che ci presenta il suo personale tributo a Luciano Ligabue. Buonasera. un tributo unico, dicevamo, Stefano, perché e poi lo scopriremo insieme anche più approfonditamente con i contributi che ci hai gentilmente portato, perché tu porti te stesso sul palco, è la cosa che mi ha colpito di più. Ma prima di arrivare a parlare di Ligabue, del Liga e di come lo interpreti tu sul palco, Stefano Calluori, quando ha cominciato la sua carriera di musicista, così per gioco, un'occasione particolare? Grazie per il musicista, intanto. La mia passione, diciamo, per la musica è dagli esordi, quindi dagli inizi, quando andavo a scuola, avevamo una piccola band dove ci esibivamo, e quindi abbiamo fatto, ecco, il primo concertino quando andavo nelle superiori, quindi, e ho portato, guarda caso, Luciano Ligabue. E successivamente poi, ecco, c'è stato tutto il percorso che piano piano è iniziato per gioco, però ha preso sempre una piega un po' più seria, ecco, nel tempo. E quindi questo percorso che ti ha portato a interpretare Ligabue sul palco, poi ti ha portato anche a conoscere e a farti accompagnare dalla chitarra? Sì, giusto? Sì, è nata insieme, strimpellando, e dopo ovviamente collaboro con dei musicisti, ovviamente, perché la band, ci sono due chitarre, una batteria. E ci sono tanti elementi che fanno parte dei gruppi e dei tuoi progetti. Ma sì. La scelta di Ligabue, perché qualcuno ti ha detto no, guarda, sei proprio fantastico uguale, oppure è stata una scelta perché è il tuo cantante preferito? Beh, diciamo che è il mio cantante preferito, ovviamente. Poi ho sfruttato la peculiarità della mia voce, che ricorda in un certo modo il cantato di Luciano Ligabue. Quella di Ligabue. Sì. Allora, siccome la vogliamo far sentire anche ai nostri telespettatori, andiamo con il primo contributo, in cui che è un estratto di un tuo concerto. Sì, che abbiamo fatto al Dono, ma di recente. Sì. E in cui ci presenti, in questo estratto, tra palco e realtà. Non so anche. Pian piano, e abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo si regalerà. Abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso, e abbiamo scuse che anche se buone non c'è nessuno che le ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città e ci mette davanti un altro microfono, e quando cosa succederà, noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo questi qua, va. Quelli tra palco e realtà, già zarura, già zarura, già zarura, quelli tra palco e realtà, già zarura, già zarura, già zarura. Abbiamo amici che neanche sappiamo, che finché va bene ci leccano il culo, e poi abbiamo casse di malox per pettinarci lo stomaco. Abbiamo soldi da giustificare e i complimenti per la trasmissione, e abbiamo un ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po'. E poi abbiamo chi ci dà il voto, ci vuol spiegare come si fa, ecco.
come prima non si è montato. Ognuno sceglie la sua verità. Noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo questi qua. Quelle trappaco era da ciazzarurava, ciazzarurava, ciazzarurava. Quelle trappaco era da ciazzarurava, ciazzarurava, ciazzarurava. E c'è chi non si sbaglia mai, ti guarda e sa chi sei. E c'è chi non controlla mai dietro la foto. E c'è chi non ha avuto mai nemmeno un dubbio mai, nemmeno uno stracazzo di dubbio mai. Abbiamo andato e ritorni violenti, o troppo accesi o troppo spenti. E non abbiamo chi ci fa sconti, che quando è l'ora si saluterà. E se l'abbiamo qualche speranza, forse qualcuno si ricorderà. Non solamente per le canzoni, per le parole o la musica. Noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo questi qua. Quelli tra palco e realtà, ciazzarurava, ciazzarurava, ciazzarurava. Quelli tra palco e realtà, ciazzarurava, ciazzarurava, ciazzarurava. Quelli tra palco e realtà, ciazzarurava, ciazzarurava, ciazzarurava. Quelli tra palco e realtà. Tra palco in realtà, Stefano Calluori sul palco con la sua voce, Luciano Ligabue, la tua realtà. E con una delle band che, con cui collaboro, che sono i Ligabue. La tua realtà, che hai portato sul palco, tra palco in realtà, tu porti sul palco la realtà di Stefano Calluori. Perché ti piace dire questa cosa, mi sembra aver capito, che porti anche la tua interpretazione sul palco, non solo un'imitazione. Cerco di portare ovviamente un po' di me stesso, perché rimanendo sempre dietro al personaggio, ma dando un'interpretazione personale, ovvio, al concerto. Quello ancora non ho ancora realizzato il concerto perfetto, però ci arriveremo, spero, un giorno. E quindi, parafrasando il titolo di un altro album di Ligabue, Nome e Cognome, porti il tuo di nome e cognome. Esattamente, quello, la speranza è quella, ecco. Un po' di curiosità su te e su Ligabue. Vi siete mai incontrati? L'hai mai conosciuto? È una domanda che mi fanno spesso. Ma dai! Però, no, in realtà no. E anche non ho mai voluto io, non ho mai forzato questo incontro, perché credo che sia una personale mia interpretazione anche questa. Vorrei che rimanga sempre un po' un alone di... Sì, un po' un mito, ecco, quindi finché sai, così va bene. Se capiterà un giorno, poi non lo escludo. Poi. E se durante un tuo concerto tra il pubblico magari venisse fuori Luciano Ligabue, che sale sul palco, e dovete decidere insieme un attimo quale canzone cantare insieme, no? Addirittura. Cosa... Addirittura, cioè non ti dico solo incontrarlo, cantarci insieme e scegliere una canzone. Improbabile come situazione, ma... Quale potrebbe essere? Un brano che piacerebbe interpretare, una ballata. Una ballata, forse rimanendo, ecco, pescando tra i titoli dell'album che hai citato, Nome e Cognome, Sono qui per l'amore. Piacerebbe farla. Quella in duetto con Ligabue. Così. Beh, noi te lo auguriamo, perché magari nella tua carriera futura... Cioè, sognare non costa niente. Potrebbe anche esserci questo, certo. come sogno nel cassetto. Però non hai mai conosciuto Ligabue, ma hai collaborato anche con alcuni dei suoi musicisti. Con i musicisti, sì. Ho avuto la fortuna di suonare insieme a loro, quindi di vedere il palco,
con Puggi Pollini, I Clandestino, quindi la prima band, ed è stata un'esperienza ovviamente formativa per me e di grande soddisfazione, ovvio. E com'è collaborare con i musicisti che hanno lavorato con Ligabue? Hai avuto un feedback? Sicuramente, cioè, è stato molto emozionante e per me ovviamente molto interessante anche scambiare le idee e far nascere una sorta di chiamiamola amicizia così, collaborativa, musicale. Quindi per certi versi è stato per me una soddisfazione molto molto grande, sì. Abbiamo parlato del Ligabue artista, ma ti piace talmente questo personaggio da conoscere anche la parte, insomma, il Ligabue personaggio a 360 gradi o solo cantante? Qualcosa, sì, ma non così, diciamo, fanatico, ecco, quindi so dove abita, la sua data di nascita, ma ecco, fine a se stessa, ecco, non lo vorrei scomodare più di tanto, ecco, così non è che gli scambio, gli mando un messaggio per gli auguri, anche perché... come sentivamo anche prima nel video che abbiamo mandato in onda, porti te sul palco e quindi non c'è stato nemmeno lo studio delle inflessioni di Ligabue. Della modulazione, esatto, della voce. Allora, in realtà... Ecco, no, è nato tutto molto abbastanza casuale. L'unica cosa è ho sfruttato le mie particolarità che, come risale appunto dalla scuola, per dire, dove lì imitavo i miei compagni e i professori. Quindi, sfruttando questa dote, chiamiamola così, do una certa indirizzata a quello che è la voce, abbastanza simile, ecco, già di suo, quindi non forzando più di tanto la mano, ecco, più di tanto le corde vocali. E allora, per far rendere il nostro pubblico partecipe di quanto queste tue caratteristiche ti portino ad interpretare in uno dei modi migliori che sono sulla piazza, Ligabue, tu ci hai portato una sorpresa in studio, perché sei venuto accompagnato dalla tua chitarra. Non a caso, sì. Non a caso dalla tua chitarra. E quindi noi siamo pronti per lasciarti lo spazio necessario per prendere in braccio la tua chitarra. Grazie. Prendere il plettro. Sì. E proporci, ho messo un via, brano. Giusto? Sì, ho scelto quello perché è particolarmente affezionato a questo brano. Allora, le nostre telecamere e i microfoni di Concerti e Spettacoli sono tutti per te, con Stefano Calluori, live, Ho messo via. Grazie. Una mina e tu si le tasse e mi la va, ho messo via i rimpiazzini, dico non ho l'età, ma se si voltano un momento io ci rigioco perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così, ne ho messe via tra cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, tipo non è più facile. Ne ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Il posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te. Ho messo via un po' di legnate, i segni quelli non si può, che non è il male nella botta, ma purtroppo il livido. Ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere, c'è sui rimorsi che rimpianti
che rancori sui perché. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Il posto vuoto ce n'è stato, ce n'è, ce ne sarà. Ho messo via quel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te. Scarpe su questa terra che dondola, 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 con il conforto di un cielo che resta lì. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, il posto vuoto ce n'è stato. Ce n'è, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via, riesco a metter via, riesco a metter via te. E che dire, Stefano, bellissima interpretazione. Ti ringrazio, troppo abbiamo buona. Dato la dimostrazione al nostro pubblico che non era un in playback quella che hai cantato al concerto che abbiamo mandato in onda prima. No, quello no. Però. È davvero la tua voce. Purtroppo sono io. Davvero la tua voce, fantastica voce. È bellissimo questo tuo modo di interpretare Luciano Ligabue, restando comunque te stesso. Non, ci proviamo. Dicevi prima tu... sì, non mi piace scimmiottare, ecco, il personaggio, perché sfocerebbe in una cosa un po', ecco, a me personalmente poco gradita, ecco. Non ti piacerebbe essere proprio il due cose similari, l'interpretazione dall'essere il sosia. Ma anche perché Stefano Calluori non è soltanto Ligabue, non è soltanto interpretazione di Luciano Ligabue, ma anche lui ha qualche sogno nel cassetto. Forse magari adesso li hai messi un attimo da una parte. Li ho messi via, no, poi non li metti mai via in realtà, esatto. I sogni, perché bisogna, ecco, sempre ogni tanto quel cassettino nutrirsi. Bisogna aprirlo, esatto. Di quello. E quindi ci sono anche delle cose mie, sì, delle cose sue, dei suoi momento, progetti personali. Esatto, scrivo qualcosa, ho scritto anche in passato e credo che siano le cose più interessanti, credo che siano, facciano parte dell'ultimo periodo, perché una maturazione più consapevole ha portato, dal mio punto di vista, delle cose più interessanti, ecco, sotto quell'aspetto. Quindi poi mai, un giorno vedrai, mai, li tirerò fuori da questi... Però siccome sono un po' curiosa, questi no? Cartoni... Sono un po' curiosa, da questo cassetto, no? In questo cassetto è stato influenzato anche da Ligabue? Oppure sono cose sicuramente, totalmente sì. Diverse? Beh, qualcosa sì, ovvio, perché... Però ho cercato in qualche modo poi di ispirarmi in generale alla musica pop, però un'impronta forse, vista la voce, visto quello che potrebbe in qualche modo ingannare, dico io, però vorrei dare un marchio mio, ecco, identificativo. Anche perché, vabbè, cose. La voce c'è, questo sì. È indubbio, però magari quando si tratta di arrangiamenti di cose potrebbero anche prendere... Anche magari... perché ascolto pure altro, fortunatamente, quindi... Esatto. Tornando a Boba sul tributo a Ligabue, hai diverse collaborazioni. Sì, diciamo, come il nome che mi accompagna da più di 10 anni, è il Liga Live, quello dove sono conosciuto poi nel mio territorio. Poi le collaborazioni che ci sono state con musicisti anche abruzzesi e ultimamente una forte collaborazione con dei musicisti umbri, dove il nome è fantasioso, Liga Più. E quindi portiamo avanti la nostra passione per la musica e la condividiamo e speriamo di dare un prodotto, chiamiamolo così, che rispecchi un po' quello che vogliamo noi trasmettere. Sono diversi anni che realizzi concerti su
tributi a Ligabue con varie collaborazioni, come dicevamo. Sì. E ti è capitato anche di incontrare o di conoscere altri gruppi che fanno tributi, sì, a Ligabue. Secondo te cosa c'è in questo panorama musicale? Cioè cosa per arrivare alla perfezione, secondo il tuo punto di vista? La perfezione, beh... Oltre a Ligabue stesso, ovviamente, perché è lui. Facendo proprio un concerto uguale, forse non è nel mio ideale, ecco, di spettacolo. Quindi fare, personalmente, ovviamente è un mio punto di vista, fare un concerto dove comunque sia c'è un'impronta, come personale, credo che sia importante. Se dopo uno deve rifare un concerto identico, quindi vestirsi uguale, fare... ecco, qui è una gara, diventa più una gara, e quindi lascio quindi al pubblico un giudizio, quindi mi esimo quindi da questa domanda. Poi ecco, svincolo un pochino, lascio al pubblico. E allora, ecco, visto che lasci al pubblico, siccome ci siamo nei tempi, non so se è possibile, lo chiediamo anche alla nostra regia, se è possibile ascoltare un altro pezzo, visto che siamo nei tempi. Un altro pezzo? Un altro pezzo. A tua scelta. Possiamo fare un classico, quindi. A tua scelta. Piccola Stella. Piccola Stella, oh, fantastica. Che è il brano più che è stato fatto in tutti i concerti di Luciano Ligabue, perché fa parte del primo album, quindi andiamo con quello, vai. Ok, Stefano Calluori, per il pubblico Stella. Di Concerti e Spettacoli. Cosa ci fai? Mezzo a tutta questa gente, sei tu che vuoi, ma in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scappi in volo, ti scioglierai, dietro una scia un soffio, un velo, ti staccherai, perché ti tieni su soltanto un filo, sai. Tieniti su, le altre stelle sono disposte, solo che tu a volte credi, non ti basti, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora, ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scappi in volo. Soffio un velo, ti staccherai, perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Stefano Calluori, Piccola Stella senza cielo, Concerti e Spettacoli. Grazie di questo secondo live. Grazie all'opportunità che ci hai regalato. È arrivato il momento di salutarci, però prima volevo ricordare con te, sì, la possibilità di contattarti, pagina Facebook. Sì, tanto su Facebook con il mio nome, quindi Stefano Calluori.
E poi c'è attualmente c'è la pagina sia delle Clavi mia e l'altra dei Liga Più. Liga Live, Liga Liga Più Più e e Stefano Stefano Calluori. Calluori. Tutto su Facebook per essere costantemente aggiornati sul tributo a Luciano Ligabue firmato da Stefano Calluori. Grazie. Grazie di essere stato con noi, di averci dedicato due fantastiche esibizioni live. Complimenti per i tuoi concerti. Tanti in bocca al lupo per il tuo futuro prossimo, la tua Ti carriera, ringrazio. i tuoi sogni nel cassetto e perché no, un incontro, un duetto con Luciano Ligabue. Magari. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento con concerti e spettacoli si ferma qua. Vi ricordo il nostro sito, il www.concertiespettacoli.it, dove potete interagire, cliccare, scoprire quali sono gli eventi in giro per l'Italia, per lo stivale e soprattutto potete caricare, se siete artisti, band, gruppi, i vostri eventi per renderli conosciuti al pubblico. L'appuntamento è alla prossima puntata con Lara e con tutto lo staff di Concerti e Spettacoli.